Non avvicinatevi troppo, dice questo soldato, i cadaveri potrebbero essere minati. I corpi sono ovunque, a Bucha, civili che sembra siano stati sorpresi per strada dai proiettili. Altri invece hanno le mani legate, mostrano segni di sevizie. Questa donna indica un punto. Qui c'erano due corpi. Quando sono arrivata ho riconosciuto mio marito dalle scarpe. Aveva il viso mutilato, gli hanno sparato in testa. Poco fuori dal paese ci sono delle fosse comuni. Il sindaco parla di 300 morti portati lì. Il presidente Zelensky, in un'intervista alla CBS, ammette quanto sia difficile a livello personale continuare il negoziato con la Russia, ma aggiunge di voler proseguire i colloqui di pace. Come presidente dice: devo farlo, la guerra deve finire. Poi, in un videomessaggio, annuncia l'approvazione di una commissione di inchiesta sulle morti dei civili, composta da esperti ucraini e internazionali. E si rivolge anche alle madri russe. Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Ostov.